Per caratteristiche sicuramente diversa dagli ultimi due che abbiamo affrontato, perché per il sistema di gioco che attuano, per la tipologia di squadra che è, per gli anni che giocano insieme, per l'ottima organizzazione che hanno e per la qualità che hanno. Una partita diversa è che per noi è un altro esame per vedere se siamo guariti, quando tutti saranno nelle condizioni ottimali. Avrò più scelta, ma anche posso variare il sistema di gioco se vedo la disponibilità. Poi mi piacerebbe che i ragazzi sappiano interpretare più ruoli, perché ormai anche se il calcio è così, bisogna sapere fare più ruoli in campo, non solo uno, limitativo, ma già inconsciamente lo fanno. Per esempio, stiamo parlando di Rigoni, Rigoni è uno che penso che possa fare anche il centrocampista centrale. No, l'Empoli è una squadra, come ho detto, che ha una propria fisionomia, cioè gioca a questo modulo 4-3-1-2 consolidato negli ultimi 2 anni, 2 o 3 anni, e gioca molto in verticale, curano molto le palle inattive. È una squadra che è squadra, è seconda. È quella che lo scorso anno ha proseguito una rincorsa lunga che parte dallo scorso anno, sta facendo bene, sta confermandosi. È una squadra che sicuramente non è che fa, non è attendista, non è una squadra che aspetta, è una squadra che gioca, cerca di imporre il proprio gioco. Quindi ci dà una sorta tipo Pescara, con caratteristiche diverse, però. Ecco, una squadra che cerca di costruire, e questo bisogna saperlo. Sì, l'ho fatto quando sono arrivato perché voglio vedere tutto il materiale che ho a disposizione, chi è vicino alla prima squadra, chi c'è di ragazzi che magari sono più pronti, così conosco meglio l'ambiente Novara e soprattutto dei giovani che possono essere un capitale della società, ma al di là di quello possono servire per crescere. Infatti spesso li faccio allenare con noi a turno, penso anche che per loro è un motivo di crescita, di stimolo. L'idea è sempre giocare a calcio, perché anche contro, se si guarda la partita lì, insomma, gli esterni sono due centrocampisti, i tre centrocampisti non sono incontrisi, sono gente che gioca a calcio, hanno tecnica, quindi è un cercare di giocare a calcio sempre. Dopo a volte ci riesce, a volte un pochino meno, però l'idea è sempre quella, cioè di avere una filosofia di squadra che cerca sempre di giocare a calcio. Quindi poi dopo di volta in volta sceglierò chi penso in quel momento sia più utile per la partita. I ragazzi sono consci che si può fare ancora meglio, però cioè, vedo molta applicazione, vedo disponibilità, voglia di fare, voglia di risollevarsi, perché io penso che in primis per orgoglio anche per loro non è facile, no? Non è che uno si diverte a non andare bene, e non è una colpa. A volte ci sono, come ho detto quando sono arrivato, ci sono delle cose che sono a volte imponderabili, non c'è una logica precisa, però io trovo, ripeto, dei ragazzi che hanno voglia, però lo devono dimostrare sempre. Io voglio che non si accontentino mai, che alzino sempre l'asticella individuale per poi crescere come squadra. Cioè, questo deve essere un continuo, e questo è come annaffiare un fiore. È sempre, questo sport qui non ti permette mai di aspettare, devi sempre guardare oltre.